Ciao ragazzi, oggi vi parlerò dei disordini alimentari. I disordini alimentari sono l'obesità, la bulimia e l'anoressia. Questi tre casi sono delle alterazioni delle abitudini alimentari che servono per sfogarsi delle proprie insicurezze. Il primo disturbo alimentare di cui vi parlerò oggi è l'obesità. L'obesità è anche chiamata sovrappeso ed è l'aumento del peso corporeo che si manifesta in chi mangia molto e non fa molta educazione fisica. E gli alimenti in più si depositano sotto forma di grassi, in particolare cellule, gli adipociti, e questi fanno aumentare le dimensioni del corpo. Scusa, ma io ho mia cugina che ha fatto una dieta ed è dimagrita tanto. Posso farla anche io? No, perché non bisogna seguire una dieta fai da te, ma bisogna rivolgersi al medico. Sarà lui poi a dire se è obesità o no e trascriverà la dieta giusta. Di cosa ci vuoi parlare oggi? Oggi ragazzi parlerò dell'anoressia. L'anoressia è un disturbo alimentare che è diffuso tra molti ragazzi. Come ci si accorge se qualcuno soffre di anoressia? Chi ne soffre di anoressia sta molto attento a che tipo di cibo che mangia e alla quantità di cibo che ingerisce. Come si manifesta questo disturbo? Si manifesta nella mancanza di appetito, perché nel tempo si perde molto peso. Ci sono delle gravi conseguenze? Sì, le gravi conseguenze sono le squilibri ormonali che nel tempo possono portare fino alla morte. Ma quali possono essere le possibili cause? Le possibili cause possono essere limitazioni di modelli troppo magri o episodi di bullismo tra ragazzi. Quindi ragazzi non mi pare per pregare. Ciao ragazzi, io vi parlerò della bulimia. Bulimia deriva dal greco bulimia, cioè fame da bue. Nel linguaggio medico indica una voracità eccessiva legata a malattie di diversa natura. La bulimia, insieme all'anoressia, sono fra i disturbi alimentari più comuni. Come si manifesta la bulimia? La bulimia si manifesta con episodi di abbuffata seguiti da episodi chiamati di compenso, in cui il soggetto viene colpito da sensi di colpa e di conseguenza fa uso di lassativi, intensa attività fisica oppure vomito. È vero che è stata istituita una giornata dedicata a questa malattia? Sì, il 15 marzo 2012 Stefano Tavilla istituì questa giornata in onore di sua figlia Giulia, mancata a causa di queste. Facciamo pace con il cibo! Nicola, di che cosa ci vuoi parlare oggi? Oggi vi parlo di frutta e ortaggi. La frutta è un gruppo di vari alimenti che sono formati da fibre, vitamine e sali minerali che ci facilitano le funzioni intestinali e ci aumentano le difese immunitarie. Perché sono importanti per le difese immunitarie? Perché se io avessi bevuto qualche spremuta di arancia in più, io forse non mi sarei raffreddato. Perché? Perché l'arancia contiene la vitamina C. Mentre gli ortaggi sono alimenti di origine vegetale e sono formati da fibre, vitamine e sali minerali con poche calorie e grassi. Perciò è bene mangiarne tante, però tre porzioni al giorno. Salve a tutti ragazzi, oggi vi parlerò dei cereali e dei derivati di cui fanno parte pane, pasta, riso, patate, eccetera, che contengono amido, che si chiama carboidrati glicemici. Perché si chiamano carboidrati glicemici? Perché fanno aumentare il livello di glicemia
Perché si chiama glicemia? Si chiama glicemia perché fa aumentare il livello dello zucchero nel nostro sangue. Che poi ci sono i carboidrati non glicemici, che sono verdure, ortaggi, eccetera. Quanti carboidrati dovremmo mangiare al giorno? Dovremmo mangiare 2 o 3 porzioni al giorno, che sono 55-60% di apporto energetico giornaliero. Scusa, ma io non faccio colazione nella mattina, faccio bene? Assolutamente no, perché la colazione è il pasto più importante della giornata, perché ci dà l'energia per svolgere tutte le nostre attività. Parlerò dei grassi. I grassi forniscono al nostro organismo degli acidi grassi importantissimi. Un grammo di grassi corrisponde a 9 kcal. Per ottenere la stessa quantità bisogna mangiare il doppio di carboidrati e proteine. Perché non dobbiamo mangiare molti grassi? Perché l'accumulo di grassi, soprattutto a livello dell'addome, predispone alle malattie cardiovascolari. Invece gli oli sono costituiti essenzialmente da una miscela di trigliceridi che contengono acidi grassi insaturi. Questi grassi insaturi si trovano nei prodotti di origine vegetale come l'olive, l'olio di oliva, il pesce azzurro e la frutta secca. E sono fondamentali per la nostra salute perché hanno proprietà antiossidanti. Che cosa sono le proprietà antiossidanti? Sono le proprietà che fanno che hanno alcuni cibi di proteggerci dall'invecchiamento e dalle malattie. Qui in Salento siamo molto fortunati perché abbiamo gli olivi che producono l'evo. Che cosa significa evo? Evo è l'olio extravergine di oliva. Lucia, di cosa ci parli oggi? Oggi vi parlerò del latte, yogurt e formaggio. Sono nel terzo posto della piramide alimentare. Quante porzioni dobbiamo assumerne? Dobbiamo mangiare 3 porzioni al giorno. E soprattutto per noi donne è una fonte importante. No. No. Tuda! Oggi vi parlerò del gruppo della carne, pesce, uova e legumi. Scusa Martina, ma di cosa sono fatti questi alimenti? Sono fatti di proteine. E che cosa sono le proteine? Le proteine sono costituite da tanti mattoncini chiamati aminoacidi. A che cosa servono questi alimenti? Servono per fornire minerali e vitamine e permettono la crescita muscolare. Ma se io voglio dei muscoli, devo mangiare solo proteine? No, per avere una buona massa muscolare devi farti seguire sempre da un medico, perché una dieta troppo ricca di proteine fa male. Che tipi di carni ci sono? Carne rossa e carne bianca. Quali sono quelle più consigliate? Carne bianca. Perché è importante mangiare pesce? Perché contiene gli omega 3 che fanno benissimo al nostro corpo.